Allora, volevo sentire un po' di imprenditori con delle domande secche in modo da aprire qualche capitolo. Oggi come oggi mi va bene la lira, perché essere poveri con la lira ed essere poveri con l'euro non ci cambia la vita. Io lavoro molto in Germania, la Germania sta andando benissimo e questo denota il fatto che la Germania sta sfruttando la situazione di tutti i paesi che in questo momento ha impoverito. Non a caso Monti è ben visto. Mille di questi Monti diranno ogni mattina che si alzano, perché Monti, per far bella figura in Germania, ha impoverito il nostro paese e ha fermato i consumi. La BCE, che ce ne facciamo della BCE, è una banca al servizio della Germania, perché se ci fosse la Federal Reserve che dà i soldi agli stati, non li dà alle banche, le nostre banche che speculano e vanno a riparare i loro errori, quindi cosa ce ne facciamo della BCE? Non ce ne facciamo nulla dell'Europa, è solo una bella utopia che permette a certi politici di servire le persone che sono al servizio dell'Europa. Quindi è uno scudo che si sono creati per poter mantenere la poltrona che noi purtroppo gli abbiamo procurato. Giavarini, mi sa che le ha fregato la battuta. Dopo però. Posso? Sì. Ok, io parlo qui a nome di tantissimi imprenditori, perché ci siamo accorti anche che essendo in tanti, finalmente forse saremo ascoltati. Allora io vorrei fare rispondere anche un po' al dibattito che c'era stato fatto precedentemente. Noi sappiamo questo, noi non siamo economisti, siamo dei piccoli e medi imprenditori Quindi che guardiamo la concretezza. Quindi, da quando abbiamo cominciato a fare i compiti a casa, in maniera molto diligente, qui è precipitato tutto. Noi, vi rendete conto, non abbiamo più ordini, l'insolvenza, falliscono 33 imprese al giorno, la disoccupazione aumenta. Questa medicina è sbagliata. È fallimentare senza se e senza ma. allora, Scusa, no? quindi Scusa, un attimo. Quindi noi preferiamo prendere una bella botta in testa, riprendere la sovranità monetaria. Vogliamo questo noi? Noi vogliamo questo perché, scusate, il sogno di una bella Europa, una bella Europa politica monetaria, l'abbiamo avuto tutti, ma è utopia. allora, però Torniamo nel non concreto. fate anche voi gli interventi come se foste nel parterre. Laura, tu hai Io non ho voluto raccontato la rubare storia di niente, quello che volevo dire altri io. imprenditori che se ne vanno dall'Italia. Anni che la chiedo, perché non sono in grado sinceramente di dire dentro l'euro, fuori dall'euro, però sono in grado di dire che come paese e come cittadini abbiamo diritto di avere una politica e un governo che ci rappresenti. Per cui io sono d'accordo sul fatto che Monti ha fatto delle cose che probabilmente hanno fatto peggiorare la situazione. Sono altrettanto d'accordo che per 4 anni prima nessuno ha fatto niente. Perché quando, no, perché quando il ministro Maroni, e non ce l'ho con lei, dice che le imprese non possono essere aiutate dallo Stato. Io sono d'accordo, ma non possono neanche essere affossate dallo Stato. Perché alla fine della fiera l'IRAP ci affossa e ce l'abbiamo noi e non ce la siamo inventata noi. La tassazione è un problema quando si fa utile. Gli utili non si fanno più e oltretutto, oltre a non fare utile, ci tassate anche sulle perdite. Le banche che non danno credito, lo sentiamo da 5 anni che non danno credito, però mi devono spiegare perché io devo andare a chiedere alle banche un credito e pagare degli oneri, perché in Italia non si mettono due semplici regole. La protezione del credito, io ho diritto a essere pagata dalle grandi aziende, da uno Stato che mi deve pagare e andrò in banca a chiedere i soldi quando voglio investire e non per pagare clienti e fornitori. Maroni, dopo le do ovviamente la rispostona, però sentiamo un po' così raccogliamo. Io penso che Allora, Patrizia Sbardolini gestisce una pompa di benzina, rappresento una parte di questo settore. anche perché mi sembra che fra un po' facciate uno scioperone. Sì, siamo messi non male, malissimo, e credo che chi mi ha preceduto sia veramente il metro di misura e sia il sentore reale di quello che sta succedendo. Io non vorrei entrare nella diatriba euro sì, euro no. Probabilmente nessuno degli imprenditori, credo, con tutta l'umiltà qui presente, ha la cognizione tecnica per poter dare una soluzione o comunque lo zuccherino che può servire per addolcire la pillola. Abbiamo bisogno di gente capace, abbiamo bisogno di gente volenterosa, non abbiamo più voglia di sentire le condizioni di non risposta del signore di prima. Grazie.
Allora, al di là di questo, forse è una cosa un po' scontata quella che sto dicendo, ma l'imprenditore ha bisogno di lavorare, ha bisogno di stare in piedi, ha bisogno di offrire lavoro e vuole pagare le tasse. Allora, io rappresento un settore nel dettaglio, come diceva prima chiaramente il presentatore, che è in ginocchio, siamo già con le rotule esposte. Allora, io dico, ma anche dove c'è lo spazio di trattativa, laddove, senza parlare di euroscetticismo, ci sono ancora degli ambiti, noi rappresentiamo uno di questi, dove la possibilità di sedersi è aperta. Perché non usare questa possibilità? Noi siamo arrivati a dichiarare uno sciopero il giorno 3, 4, 5 del prossimo mese, perché con leggi che sono state applicate e sono state attivate, faccio un esempio stupido, l'azzeramento delle commissioni da parte delle banche fino a 100 euro sull'acquisto dei carburanti. È legge, le banche lo stanno applicando correttamente, hanno trasformato le commissioni in canone POS. Allora, siamo in un mondo di furbi, abbiamo la possibilità di non fare andare la gente a fare le cure termali sugli impianti il sabato e la domenica, fare le però code. Io voglio capire per quale motivo il sabato e la domenica tutta possiamo... la settimana certo. C'è questa apertura, ci sediamo e ne parliamo, non c'è volontà, per primo appunto c'è ma lo Stato che allora sta guadagnando mi fate sulle lo sconto accise. Il sabato e la domenica esattamente e non... allora facciamolo tutta la settimana, se non possiamo fare il meno 20 e il meno 30 faremo il meno 15, ma le persone ci permettono di lavorare dal lunedì al sabato, ci permettono di avere una famiglia il sabato pomeriggio e la domenica senza l'obbligo di presidio sugli impianti fatti dalle società nazionali. Andiamo a chiudere. E c'è la possibilità di contrattazione, ma bisogna sedersi, non bisogna imporre le cose. Allora, giù perché stiamo correndo. Allora, Maroni. Un po' di sollecitazioni non sono arrivate. È ancora ridicolo che risponda lui delle leggi di questo governo, lo so, ce lo dico da giornalista. Io non ho mai detto che questo governo ha creato la crisi. I governi precedenti, anche quelli di cui ho fatto parte, non sono stati in grado di dare risposte adeguate. E ho fatto e faccio autocritica, anche se in quel governo mi sono occupato di altre cose, di sicurezza e di lotta alla mafia, ma ho fatto parte di quel governo. Ho detto che ho fatto parte, mi ascoltate ragazzi, quando parlo o no? Ho fatto parte di quel governo che non è riuscito ad affrontare i problemi. Non ho detto che... Oh, basta. Va bene, non ho detto che questo governo ha creato il disastro. Ho detto che questo governo, che è stato imposto da qualcuno perché il governo precedente non era in grado di portare lo spread sotto i 500 punti, questo governo di professori e di scienziati non solo non ha migliorato le cose, ma le ha peggiorate, perché lo spread oggi ha superato i 500 punti e la pressione fiscale è aumentata. Questo dico, questo governo ha fallito, non è riuscito a creare ricchezza e a far aumentare la produzione industriale, perché ha sbagliato, ha aumentato la pressione fiscale e basta, tasse, tasse e tasse. La ricetta da fare era un'altra, erano altre. Perdonate. La ricetta da fare una domanda di questo io. Governo... Allora, va bene. No, allora, le domando, però state zitti, devo fare delle domande anch'io. Allora, però le domando, visto che Berlusconi si ricandida, siamo un'altra volta punto a capo... è un problema di Berlusconi, non è un problema mio. Primo, le elezioni ci saranno nel 2013, non domani o dopodomani, no? Dopodiché... Io lo dico io. Allora, la voce della curva è, ma si allea o no con Berlusconi? L'ultimo dei miei problemi è quello delle alleanze. È l'ultimo dei miei problemi. Quindi... Questo, vede, siamo tutti tifosi, no? Siamo tutti tifosi delle squadre di calcio e anche in politica. Se, no, va bene, allora se non posso esprimere il mio pensiero, ditelo. Quindi è l'ultimo dicendo, sto esprimendo una forte critica sull'azione di questo governo, Monti, perché ha fatto cose sbagliate, non è riuscito a trovare la soluzione ai problemi che il nostro governo non era riuscito a trovare, ma neppure questo governo. Quindi questo governo ha fallito e deve andarsene a casa, questa è la mia opinione, è il mio pensiero. E bisogna ridare la parola al popolo sovrano.